Ciao a tutti, sono Valentina dell'Atelier Braga. Oggi farò vedere come costruire un abito vestaglia, un abito comodo per l'estate. Per prima cosa dobbiamo modellare la schiena. Abbiamo il cartamodello pronto dalla base. Per prima si deve spostare la cuneo della schiena sulla cucitura spalla. Unire e lasciare 1,5 cm. Adesso abbiamo spostato la ripresa dal collo sulla cucitura a spalla. Adesso dobbiamo modellare giro collo e giro manica. Dal giro manica metto 3 cm. E arrivo in questo punto. Al giro collo lo voglio allargare di 2 cm. E discendere di 2 cm. Si chiude la ripresa e rimane in questo modo. E scendo poi di 1,5 cm, giro manica. La parte più bassa. Con la parte da dietro abbiamo finito, iniziamo con la parte davanti. Ok, per prima cosa dobbiamo aggiungere la carta. E la parte davanti di allungare. Per me mi basterà solo questo pezzettino di sono 8 cm.
Adesso dobbiamo fare lo scolo dal girocollo 2 cm. E si devono arrivare in questo punto. Centro seno. E di fare una linea morbida. Adesso si deve tagliare, poi si deve modellare. Mettiamo il giro manica 3 cm. Gli stessi centimetri che li abbiamo messo sulla parte da dietro. E sempre che arriva in questo punto, in questo modo. Davanti ce l'abbiamo fatto. In giù dobbiamo scendere un centimetro e mezzo. E sempre di arrivare in questo punto. E adesso si deve tracciare una linea per spostare la ripresa del seno. La carta di fuoco è da eliminare. Aprire questa parte e chiudere. Cucitura a spalla da sistemare. Adesso vuole eliminare la ripresa da parte davanti.
per evitare che lo scolo si apra troppo, dobbiamo togliere da questa parte della vita un centimetro e mezzo, di mettere un punto e di arrotondare. In questo modo. La ripresa della gonna sarà arricciata solo. Rimane come sta. Poi la parte davanti arrotondare. Come avete visto, il nostro cartamodello è molto facile da modellare. Abbiamo tre pezzi, parte di sopra davanti, parte di sotto e la schiena sarà tutta intera. Poi la parte davanti metteremo la balza intorno. Margine di cucitura, lasciare un centimetro. Adesso di riportare le riprese. Questo punto abbiamo tagliato la parte da dietro, la parte davanti di sopra e la parte di sotto. Adesso vogliamo fare la balza. Per fare il volant si deve prendere la parte davanti, perché no, il nostro volant inizierà dalla vita in giù e intorno, e poi che sale sempre sulla vita. Dobbiamo prendere la parte davanti e disegnare. Altezza balza sarà di 6 centimetri e lo mettiamo di questa parte.
Adesso si devono tracciare delle linee. Non importa qual è la distanza tra di loro. Questa è solo la parte davanti. Di questa parte sarà la cucitura. E di questa parte si deve aprire. Poi si deve appoggiare e si deve aprire. Si deve scrivere, questa è la parte di sopra. E adesso dobbiamo lasciare uno spazio più o meno ampio. Come la balza sarà pure sulla parte dell'orlo, dobbiamo appoggiare la parte davanti, la parte da dietro e misurare. E di prendere la misura totale. E di fare nello stesso modo di prima. Questa parte, la parte davanti e questa da dietro. È una cosa molto facile da fare la balza intorno al vestito. 6 centimetri. Sicuro si fa solo una parte, poi questa parte si raddoppia sul tessuto. Tracciare le linee come abbiamo fatto la parte prima. Questa è la parte che si attacca all'orlo. Posso scrivere qua orlo. Questa parte di aprire sul lato opposto. Aprire di qua. Adesso appoggiare e aprire.
Adesso si può disegnare intorno o direttamente tagliare. Ecco, questa è la nostra balza che parte dalla vita in giù, scendi, poi dalla parte dell'orlo fino a mezzo dietro. Tutta questa carta modello si raddoppia. Questa è la parte davanti due volte e da dietro tutto l'orlo due volte. Mettiamo la stoffa in due strati, piegata, e appoggiare il cartamodello e tagliare. E adesso, prima di staccare il cartamodello, dobbiamo unire i piedi del volante. Come abbiamo scritto centro dietro, questa è la parte davanti, davanti sotto. Dobbiamo appoggiare la parte di sotto con la parte davanti. E sul lato opposto la stessa cosa. Per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video come cucire l'abito estivo. A presto da Atelier Braga.